Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video che avevo in mente di fare già settimana scorsa, però aspettavo di trovare la giornata come quella di oggi dove non ci sono giocatori bianconeri al mondiale. Ciò mi permetterà di non fare video pomeriggio, quindi rilassarmi anche un pochettino. Farò il video post Tunisia-Inghilterra oggi, ma soprattutto mi permette di parlare appunto di quello che di questo argomento. La Juventus Academy World Cup, cioè il mondiale organizzato dalla Juventus, con tutte le accademie, ovviamente fuori dall'Italia, che la Juventus possiede. Un torneo eccezionale con squadre provenienti dalla Svezia, Sud America, Nord America, Perth, New York, eccetera, e anche dall'Africa con la scuola calcio tunisina. Dall'Asia pure, insomma, quindi un torneo che veramente prende tutto il mondo. E la Juventus l'ha organizzato per, parliamoci chiaro, due motivi: uno, per far capire a tutte le accademie che gira e rigira, ma questo è il mondo Juve, voi fate parte di questa squadra, e far conoscere anche quindi alle accademie, ai ragazzi delle accademie, la storia della Juve, non solo sui libri, sulle fotografie, ma poter toccare con mano, andando a visitare il museo, andando a visitare lo stadium, giocando a rinnovo, cosa vuol dire far parte di questo gruppo. Di questo gruppo che è la Juventus. Infatti, se avete visto i video delle Academy, ogni video si concludeva con "Noi siamo la Juventus", perché effettivamente che tu giochi per l'Academy tunisina o per l'Academy nordamericano, per l'Academy sudamericana, comunque sei Juventus, è comunque Juventus. E questo giustamente è giusto per i ragazzi, per fargli capire di che cosa stiamo parlando. Detto questo, il torneo è durato 4 giorni, è stato un bel torneo, bello anche lungo. Alla fine l'ha vinto l'Academy tunisina e insomma, a me fa piacere, sapete come simpatizzi per la Tunisia io. L'Academy tunisina che vince la prima edizione, ma credo che la vittoria vera sia della Juve. Sia della Juve perché tra l'altro in questo modo ha aiutato, insomma, gli osservatori della Juve a vedere, avere tu per tu praticamente questi ragazzi, vederli all'opera veramente a pochi metri. Quindi serve anche per un punto importante d'osservazione questa Academy World Cup. E insomma, diciamo che adesso gli osservatori della Juventus di Torino, diciamo la base, diciamo, può aver visto, ha visto in questo modo qua l'Academy del Sud America, l'Academy del Nord America, l'Academy della Tunisia, e chiaramente ha potuto visionare in maniera molto molto ravvicinata tutti i ragazzi più interessanti, ecco, mettiamola così. Dunque, Juventus Academy World Cup che va agli archivi, l'ha vinta l'Academy della Tunisia, ma direi che la Juventus ha azzeccato anche questa mossa, soprattutto per il suo futuro, non solo per il presente. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ricordatevi che comunque io un occhio alle Academy lo butto sempre. Ciao!